Versace, allora la città metropolitana si fa carico di adeguare strutturalmente un edificio storico qui all'interno del territorio del comune di Sinopoli, appunto, che sarà riconsegnato alla comunità con la sua destinazione originaria, cioè un presidio di sicurezza per il paese. Sì, oggi siamo nel comune di Sinopoli, si aggiunge un altro tassello importante in termini di progettualità per la città metropolitana, viene riconsegnata a quello che già era una sua destinazione naturale, questa caserma, mantenendo quella che era la storicizzazione appunto di questa struttura dei tempi appunto dei Borboni, con un intervento strutturale importante di adeguamento sismico e di vulnerabilità, che vede un primo intervento impegnata la città metropolitana per circa 420.000 euro. Anche qui dobbiamo vigilare insieme al comune, che ringrazio nella persona del sindaco, affinché i lavori possano procedere speditamente. Alla presenza stamattina c'era, oltre appunto il nostro funzionario della città metropolitana, che ringrazio, anche la ditta, che ci ha assicurato, compatibilmente con quelli che possono essere appunto eventuali problemi che possono sorgere di natura tecnica, verrà consegnata questa prima parte nel termine di 90 giorni. Speriamo di poter mantenere questo primo step e poi inizierà invece un secondo step, che sarà quello di rifinitura, ovviamente all'interno secondo quelle che sono le esigenze dell'ARMA, che collaborando appunto in maniera proficua con il comune e con i tecnici del comune si adopereranno per andare a fare il secondo intervento, che vedrà un investimento di circa 400.000 euro. Sono due diversi investimenti: un primo intervento di 300.000 euro inizialmente previsto e un secondo intervento di ulteriori 100.000 euro che il comune è riuscito a recuperare grazie alla commissione, alla termina commissariale appunto precedente. E quindi un intervento che è molto importante, siamo quasi sotto il milione di euro, speriamo di poterlo ridonare a questa intera comunità. Presidio di legalità in un territorio che merita tutto il nostro rispetto e tutta la nostra attenzione. E noi come amministratori abbiamo l'unico compito, sarà quello di vigilare affinché il tutto si possa consegnare nei tempi previsti.